Salve a tutti ragazzi, io sto continuando a registrare l'altra volta e vediamo un po' come trovare quella chiave. Come trovare quella chiave? Boh, qua l'aveva lasciata cadere, però non è qui. Non c'è niente. Potevi prendere questo e spaccare. Vabbè, vediamo un po' che gli dice. Colonnello Emelyov? Ah, Kate Walker! E lei, colonnello, non è in grado di ripararla. Ho urgente bisogno di quel carbone, capisce? Oh no, mi dispiace. La meccanica, i motori, insomma, non saprei dove mettere le mani. È compito del servizio di manutenzione, ecco tutto. Bene, la lascio alle sue faccende, colonnello. Sì, va bene. A dopo. Strano quando parla sto tizio. No. Nemmeno. Nemmeno. E nemmeno. Ok, è qui il mistero. Questi due hanno funzionato. Niente da fare, è chiuso a chiave. Prendi la chiave, no? Niente da fare, è chiuso a chiave. E niente. Posso riprovare a vedere cosa Ne ho già. succede? Ne ha già. Ecco, Ne ho già. quindi queste due sono escluse. E questo è il problema. Quest'aggeggio è bloccato. Ora gli metto la monetina, no. Sarebbe stato fighissimo. Non c'è più niente da fare, quindi non credo. Allora, guardiamoci bene intorno. Guarderei dove mi è sembrato che gli fosse caduto qualcosa. Posso parlargli? Buongiorno, mi chiamo Kate Walker. Buongiorno, mi chiamo Malca. Gli hanno messo il palloncino rosso per farla notare. Io sono Kate Walker. E tu sei Malca? Come? Malca! Malca e basta! Sai chi ha la chiave del cancello? Se mi fai un regalo te lo dico, Kate Walker! Lo farei volentieri, ma io sono in alto e tu in basso. Allora dovrai trovare un regalo che viene dall'alto! Caramelle. Malca, credo di aver trovato ciò che desideri. Lanciamelo! Prendila! Hai una sola possibilità! Oh, piglia la Kate. Ah, ma non gli ho parlato più di nient'altro. Vabbè, era una bambina, non dovevano essere chissà quali dialoghi fantastici. Vai. Andiamo nelle zone tetre di questa città. Kate Walker non sta affatto bene. Bisogna andare a cercarla. Trovi qualcuno.
Non so. Un tipo sveglio. Sì, capo. Ci sarebbe un certo Nick Cantin, un investigatore. Ha già lavorato su casi delicati e si è dimostrato molto in gamba. Sì, potrebbe fare il caso nostro. Prenda subito contatti, faccia in modo che parta il più presto. Bene, capo. Santo cielo, ma cosa passa per la testa di quella ragazza? Sì. Pronto, Cantin? Abbiamo un lavoro per lei. Un lavoro, diciamo, speciale. Mamma mia, speriamo che ci sia storia d'amore, sarebbe fighissimo. Comunque, abbiamo qualcuno sulle nostre tracce, a posto. Voglio vedere come ci arriva qui. Vabbè, questi lavori... Strano veicolo. Strano veicolo. Sembra progetto dance. Strano veicolo. Ok, non fa niente. A posto. Andiamo avanti. Allora, i dolci erano di tuo gradimento? Sì, buoni. Sei tutta sola, Malca? Sì, sono abbastanza grande per prendermi cura di me stessa. Non arrabbiarti, era solo una domanda. E poi non sono sola. Circus si occupa di me, perché la mia mamma è morta. Capisco. No, tu devi essere molto ricca e sicuramente hai molti amici in America. Cosa vieni a fare qui, Kate Walker? Ah, non lo so. Sono talmente lontana da casa. In realtà non so dove sto andando. È stupido. Sì, ma qui ci sono molte persone che non sanno dove vanno. E sono tutti idioti. In realtà vado a Siberia. Ti va bene come destinazione? Se un giorno ritornerai in America, dovrai portarmi con te, Kate Walker. Come? Mamma mia, sta bambina. Dimmi. Circus è gentile con te? Sì, molto. È mio amico. E da quanto tempo abita nel villaggio? Io e la mamma, quando siamo arrivate qui, è Circus che si è preso cura di noi. È stato molto tempo fa, sai. Sai chi potrebbe mostrarmi come funziona questa macchina per il carbone? No, è una vecchia macchina puzzolente, Kate Walker. Forse c'è qualcuno che sa come funziona la macchina. Circus, no di sicuro, è troppo basso per premere il pulsante. I fratelli Burgoff, loro sì che devono saperlo. Sanno tutto. Ma a me non piacciono. Sono cattivi. Conosci un luogo chiamato Siberia? È un paese, nelle favole che si raccontano ai bambini. È così lontano che probabilmente non esiste. Da quanto si racconta, ci sono prati di erba blu che si stendono a perdita d'occhio. E i mammut? L'erba è verde o gialla in autunno. Non esiste l'erba blu. Per me non ha molta importanza, Malca. Tu sei davvero una persona bizzarra, Kate Walker. Disse la bambina strana. Perché dici che qui ci sono delle persone cattive? I fratelli Burgoff sono dei ladri e dei bugiardi. E sono cattivi come la peste. Soprattutto il piccoletto. Cammina come un pinguino. Non bisogna prendere in giro la gente, Malca. Il grande non è cattivo, ma è un tontolone grande e grosso. Dopotutto, però, i fratelli Burgoff potrebbero darmi una mano. Perché no? Sono sporchi e puzzano, proprio come la macchina che vuoi riparare. Vado a vedere cosa riesco a trovare più lontano. Grazie, Malca. Fa come credi, Kate Walker. Bello. Piccolino. Vediamo qua dentro chi c'è. Ah, bellino questo posto. Senza che parlare. Ah, bellino sto posto, veramente. Vediamo. Buongiorno. Oddio. Buongiorno, milady. Benvenuta nel leggendario e rinomato cabaret Circus, rifugio di ogni piacere e arte. Cosa posso fare per lei? Sono appena arrivata nella sua adorabile cittadina. Mi chiamo Walker, Kate Walker. Ebbene, Miss Walker, le auguro un piacevole soggiorno.
Oh, temo che sarà molto breve. Dovrò ripartire molto presto. Lei abita in una città bizzarra, signor Circos. Ah, è lui. Oh, in questo posto la gente è solo di passaggio. Ed è gente non sempre molto raccomandabile. Si viene qui per vendere o comprare o fare traffici. E anche per distrarsi. Dopo questa città non c'è più niente, Miss Walker. Signor Circos, mi dica, ci sono molti treni che passano di qui? Ora non più. Un tempo molti treni prendevano questa direzione, ma adesso la linea è pressoché abbandonata. Il suo arrivo, Miss Walker, non è certo passato inosservato. Arrivederla, signor Circos. A presto, Miss Walker. Spero di rivederla per lo spettacolo. Spettacolo. No, non funziona. Ah, niente interessante comunque. Ok. Per lo spettacolo. Però vediamo un poco. Questo posto, ragazzi, è un po' come quando siamo arrivati a Valle di Len. Fa davvero troppo freddo. Quello è il castello. Ah, finiremo con quel castello, non si può andare sicuramente. No, non dobbiamo andare di qua. È troppo avanti come zona. Però di qua si va al castello. Di qua? Circo. No, ma... Cosa c'è ancora? Perdona, malefica bestiaccia. Attento! Avrei a che fare con me. E adesso cosa c'è ancora? Buongiorno, signore. Diamine, se lo avessi saputo. Cosa posso fare per lei, signorina? Mi chiamo Kate Walker. Sono appena arrivata. Ah, ma guarda, guarda che signora affascinante. Viene da lontano, immagino. Da New York. Da New York? Guarda, guarda. Lei viaggia sola, signorina? No, no, sono in compagnia di due amici. Sono arrivata in treno. Bene, bene. Oddio. Il trasportatore del carbone sembra difettoso. Ah, è possibile. È spesso guasto. Forse lei sa come farlo funzionare. Io credo che loro siano. È sufficiente mettere un po' di benzina. È in quel fusto rosso vicino alla macchina. La ringrazio per l'informazione. Ma si immagini. Non mi convince. Dove posso trovare il carburante? Oh, proprio di fianco al trasportatore. Sono arrivata col treno e... Sì, e io e mio fratello abbiamo visto. Bella macchina, davvero. Non è materiale russo, vero? Non credo. Bel treno, molto bello. Ciu, ciu! No, in effetti appartiene a uno dei miei amici. Deve essere molto ricco il suo amico. Ciu!
ciu. Che ti interessa? Non esattamente. Ha fatto costruire questo treno per trovare Sibè. Ecco, voglio dire, per realizzare una specie di sogno. Un sogno, ha detto? Interessante. Che genere di sogno richiede un treno simile, signorina, se non sono indiscreto? Ciu. Il sogno di un bambino. Tutto si spiega. Visto che non mi sembra disposto ad aiutarmi. Proprio così, signorina. Addio. Addio. Ok. Vediamo di qua che c'è. Ok. Accanto al trasportatore. Come se io avessi visto un trasportatore, devo dire. Di qua che c'è? Che sfortuna, questo fusto è vuoto. Vado a vedere se riesco a trovare un posto per riempirlo. Un generatore a benzina. Devo trovare del combustibile. E poi c'è il bottone. Ok, dobbiamo tornare da quelle tigli. Non c'è benzina? Ah, ancora lei? Sì, ancora io. Signore, vorrei... Non abbiamo altro tempo da perdere con lei, signorina. Le conviene smettere di insistere. Io e mio fratello potremo finire per immaginarci delle cose. Capisco. Sarebbe increscioso se le capitasse qualcosa di spiacevole. Ho bisogno di carbone per il mio treno, solo che il trasportatore di carbone è a corto di carburante. Forse lei potrebbe vendermi un po' di benzina. Ah, è già di partenza, signorina? Che peccato, non abbiamo nemmeno una goccia di carburante. No. Ah, eppure distingo bene il rumore di un motore dietro di lei. Ah, quello? Beh, funziona elettricità, signorina. Wow. E tutto quel fumo? Elettrico anche quello? Questo non è affar suo, signorina. Non ficchi il naso nelle faccende degli altri e lasci lavorare me e mio fratello. Sì. Lasci lavorare Igor e Ivan. Ma ho solo bisogno di un po' di benzina, nient'altro. Non ne abbiamo, capisce? Niente benzina. No. Niente benzina, niente benzina. La prego, è importante. Ho assolutamente bisogno di un po' di benzina e a quanto pare da queste parti lei è il solo ad averne. Non so perché. No, è proprio cocciuta. Le ho detto che non ne abbiamo. Mi ha rubato niente benzina. Niente benzina. Fino a quando non troverò della benzina, non avrò del carbone e il mio treno resterà bloccato in questa stazione. E allora? A noi cosa importa? Visto che non mi sembra disposto ad aiutarmi. Proprio così, signorina. Addio. Addio. Fuck. Andiamo al castello, va. Ah, se n'è andato il tizio. No, vabbè, sei un genio, Kate. Ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. E se non sbaglio questo è un cane. Comunque, oppure qualcos'altro, dato che è un circo. Comunque, ci vediamo alla prossima. Chissà che cosa nascondono sti tizi. Quindi, un bacio.